Buon pomeriggio dalla TGR Puglia. Per la decima volta nella sua storia, Lecce conquista la promozione nella massima serie. Lo fa battendo il Pordenone al Via del Mare per 1-0. Dopo la partita, l'esplosione di gioia dei tifosi per le vie della città. Il racconto di questa serata memorabile di Antonio Agnoni. Alza la coppa al cielo, capitano Lucioni. Dopo due anni in Serie B, il Lecce supera il Pordenone e davanti ai 27.000 del Via del Mare torna in Serie A. È la vittoria del gruppo, è la vittoria di un gruppo che ha saputo lottare nei momenti difficili e ha saputo gioire quando doveva gioire, sempre rimanendo con i piedi a terra, perché è stata una prerogativa di questo gruppo che ha basato tutto sul lavoro. Un successo fortemente voluto dai giallorossi, che per un tempo spingono sull'acceleratore ma non riescono a superare Fasalino, che prima devia sul palo la conclusione di Strefezza e poi respinge il tiro di Maier. 45 minuti di costante pressione salentina, ma il portiere ospite sembra insuperabile e serve un guizzo di Maier, imbeccato da Di Mariano dopo 50 secondi dall'inizio della ripresa, per scacciare i fantasmi con un gol che dà il via alla festa. Lo dedico a mio padre e alla mia famiglia. E a questi tre anni passati qui? Certo. Questa gente che sta nel Salento lo meritava. E nella ripresa prosegue il monologo salentino. I giallorossi sfiorano a più riprese la rete con Coda, che manca il bersaglio. Poi è Di Mariano da due passi a fallire il 2-0. E nel finale ancora Coda si divora il raddoppio. E alla fine il Lecce si tiene stretto all'1-0, che vale la promozione in Serie A, la decima della storia per il club salentino. Fa festa il Lecce e l'intero Salento, caroselli d'auto e cori da stadio per tutta la notte, da Piazza Mazzini a Piazza Sant'Oronzo, e quando all'1:30 la squadra a bordo di un pullman scoperto fa il giro della città, esplode la gioia incontenibile del popolo giallorosso, una promozione che porta la firma del tecnico Marco Baroni, per lui la seconda con questa maglia, dopo quella conquistata da calciatore nell'87-88. Io sono arrivato qui da calciatore 34 anni fa, sono venuto in Serie B. Abbiamo vinto il campionato, l'anno dopo il Lecce mi ha acquistato, abbiamo fatto una salvezza in Serie A meravigliosa e poi sono andato a Napoli con Maradona e ho avuto la possibilità di vincere uno scudetto. Quindi ero in debito con questa città, che mi ha cresciuto sia come uomo, come calciatore, che ha saputo abbracciare anche la mia famiglia, e quindi gli dovevo questo. In campo per tutta la stagione, determinanti gol di Massimo Coda, capocannoniere del torneo con 20 reti realizzate, premiato quale miglior giocatore del campionato cadetto e pronto a recitare un ruolo da protagonista anche nella massima serie. Ho sempre detto, vorrei far vedere che posso fare anche quella categoria, e quindi ci terrò a rimanere per far bene. Una promozione meritata, centrata da un club che ha scommesso sul giusto mix tra calciatori di esperienza e giovani promesse, con un occhio al bilancio. Abbiamo pensato soprattutto, sapendo pure che era un campionato difficile, a non andare dietro a spese folli. Questo ci ha premiato, perché siamo riusciti a non fare debiti e nello stesso tempo di patrimonializzare, una tendenza diversa dal passato che oggi ci vede premiati. Non pensavamo di vincere già quest'anno, con tanti giovani, in un campionato così competitivo, così davvero, in cui tante società non hanno badato a spese. Noi abbiamo provato a ribattere con gli investimenti sicuramente, ma anche con le idee, con i progetti. È come se avessimo vinto un campionato, non dico da matricola, ma quasi.